la dinamica 24 o comunque sia da un sub ho iniziato io a proporla, quanto più perché non riesco a vivere la relazione coppia con i Tony Vaniglia. Io sono Nancy, ho 23 anni e sono la submissive di Jack. Allora, Jack è un tipo molto serio. Vabbè, è un tipo... è veramente una persona, come dire... non è una persona molto paziente, ecco. Non è una delle sue qualità. L'interesse per il BDSM, fondamentalmente, quantomeno in me, è nato a 16 anni circa. Non sono bravo con coccole o cose simili, quindi mi è più facile fare una carezza dopo che magari ho dato un ceffone, che non differenza. Iniziata né più né meno che così, in 3 anni di relazione. Lei adora questa foto? Sì. L'abbiamo fatto dopo che era stata abbondantemente massacrata di botte, quindi era la persona più felice sulla faccia della terra. Lui mi ha regalato questo, il collare che porto ogni giorno, che è il mio collare 24/7. Da lì abbiamo deciso di rendere la cosa proprio ufficiale, ovvero sarebbe stato un 24/7, proprio 24/7. Sono una persona sottomessa all'interno della mia relazione con lui, non nella vita, per niente. E lo sono con lui e basta. Quindi appunto volevo cercare qualcuno che riuscisse a tenermi testa, a bacchettarmi. Cioè, voglia adesso debolisti, vale? Mentre mangi? Sì. Essere inferiore, sottosviluppato. Mezzo Gollum, sai? No, perché voglio pulirci pure la linguetta dentro, perché quella è sporca. Questo? Asciuga con i capelli. Ah, posso. Ora puoi passare. A volte le persone pensano che io sono la povera vittima abusata che non vuole, lui è il cattivo di turno che mi costringe a fare delle cose. Lui non mi costringe a fare niente, o meglio, mi costringe a fare delle cose che sa che comunque voglio fare. Ah. Più giù davanti. Grazie. Lì. Vabbè, niente, sei inutile al cacchio. Avendo appunto sofferto di disturbi alimentari per un po' di tempo, avevo l'esigenza di comunque riappropriarmi del mio corpo. Il male che io avevo fatto al mio corpo fino a quel punto non era un male che io volevo, nel senso non era qualcosa che io controllavo. E non era qualcosa che mi piaceva. Cedere il controllo all'altro è senza dubbio ti fa sentire molto leggero. Per esperienze pregresse che lei ha avuto, il rapporto col cibo era complicato perché, per assurdo, forse sarà complice la nostra cultura italiana. Se una ragazza non ha la pancia piatta, in quel momento il fidanzato si sente quasi autorizzato a dirgli: smetti di mangiare, stai mangiando troppo o regolati col cibo. Io trovo che questo sia tirannico. Quando la conoscevo prima, che era molto più magrolina e anche molto più tristolina, perché quando ha fame è un Tyrannosaurus Rex arrabbiato, è intrattabile. Col pancino pieno è serena.
vedere un piatto che è riuscito bene, che ha realizzato, che le fa piacere mangiare, per me è sempre una contentezza inestimabile. Il primo anno è stato molto, diciamo, molto difficile. Perché era veramente un cancro. Sì, cioè, è stato molto difficile perché io avevo un po' di fisime, comunque problemi con il mio corpo, problemi con il cibo, eccetera, quindi era un problema anche comunque giocare. In quale senso? Abbiamo un vlogger a 9 code, è abbastanza simpatico perché è pesantino, intrecciato, per cui lascia bei segni, molto pesante quando lo si dà. Io lo dai dall'altro lato anche più. Cos'altro abbiamo? Una ball gag, ovviamente per quando non vuoi che i vicini sappiano cosa stai combinando. Abbiamo un butt plug a forma di coda di sorcio morto. Volpe, scusami. Ah no. Qualcosa di imperdibile. Il porno è finalmente sceso dall'America all'Italia. C'è una macchina. Dai, solitamente queste cose le facciamo quando siamo sicuri che non ci sia la madre. Sì, no, è liberatorio, devo dire. Quello sì. Non mi passa tra i denti però con queste cose. Si apre. Perché mi aveva detto aia. Fattene di là tu. Ah, devo uscire. Ok. No. Sì. In che senso? Senza si sospende da qui o da qui, che è la miglior cosa. Vedi quello che succede. Si sospende o altro, ma il lavoro a terra è a mio giudizio sempre quello più divertente. Non è esattamente bello a vedersi, ma è un incaprettamento. È la cosa più veloce, facile. Una safe word per qualcosa che non va bene ed è fuori contesto e va utilizzata in momenti di pericolo o in momenti di non adeguatezza psicologica. La safe word? La safe word è Winnie Pooh. Mi rendo conto che abbiamo un modo di giocare, soprattutto con i calci o con i pugni. Non sono calci dati piano, non sono pugni dati piano. Non mi mena per menarmi piano. Sì, in realtà io mi vedo come slave anche a 60 anni. Più sono ammaccata e pesta, più mi sento leggera e felice, quindi questo.